Allestita all'interno di quello che era un vecchio mulino, in uno degli angoli fluviali più suggestivi di Borgo, la mostra permanente della Grande Guerra in Val Sugana e sul Lago Rai è il frutto del lavoro di un gruppo di amici, semplici appassionati di storia e ricercatori. L'Associazione Storico-Culturale della Val Sugana Orientale del Tesino nasce nel 1997, quando un gruppo di amici appassionati di storia della Grande Guerra decisero di costituirsi in associazione e creare questo sodalizio. La nostra associazione ha avuto come scopo principale quello di realizzare un polo espositivo dedicato alla Grande Guerra in Val Sugana. Obiettivo che è stato realizzato nell'ottobre del 2002, quando con l'aiuto fondamentale della provincia autonoma di Trento e del comune di Borgo Val Sugana è stata inaugurata la mostra permanente della Grande Guerra in Val Sugana e sul Lago Rai. Mostra che è stata poi successivamente ampliata nel novembre del 2005 con l'aggiunta della nuova saletta dedicata alle artiglierie. La mostra fa parte della rete Trentino Grande Guerra, che in 19 tappe percorre l'intera provincia di Trento sulle tracce lasciate dal primo conflitto mondiale. Una delle particolarità di questa mostra è costituita dal fatto che gli oggetti che sono esposti sono di proprietà di tutti gli associati. Questo ci dà la possibilità di alternare ogni anno gli oggetti esposti all'interno delle vetrine. Attraverso rari cimeli, fotografie e ricostruzioni, la mostra accompagna nell'evolversi di armi ed equipaggiamenti e nello svolgersi del conflitto. Nel 1915 l'Italia scese in campo contro l'Austria, di cui il Trentino faceva ancora parte. Con la maggior parte delle forze concentrate nelle pianure orientali, l'esercito austro-ungarico non poteva difendere l'intera Val Sugana e così arretrò sul Lago Rai e potenziò lo sbarramento verso Trento, sulla linea dei forti di Tenna e Col delle Benne. Ben oltre 25-27 chilometri di Val Sugana si spalancavano assolutamente liberi davanti alle truppe italiane, che nonostante questo impiegarono 3 mesi, dal 24 maggio del 15 al 24 agosto del 15, per occupare la conca di Borgo. Quindi la prima parte della guerra per la Val Sugana fu una guerra assolutamente tranquilla, scaramucce di pattuglie, scontri all'interno dei paesi, dove la popolazione, che non aveva voluto evacuare nella convinzione che la guerra sarebbe durata poco, si trovò a dover fare i conti con pattuglie dell'uno e dell'altro esercito, al punto che la mattina era invalsa l'abitudine di domandarsi siamo tedeschi o siamo italiani in coi, perché appunto uno o l'altro potevano essere gli occupanti temporanei. Nel 1916 invece si scatenò l'inferno. Con la spedizione punitiva contro l'ex alleata Italia, l'Austria riuscì a riguadagnare terreno prima della sconfitta definitiva del 1918 sul Piave e l'Isonzo. La Val Sugana e il resto del Trentino divennero italiani. All'ingresso della mostra, una lapide ricorda l'asso dell'aviazione austro-ungarica Josef Kiss, abbattuto sui cieli della Val Sugana. Una sezione, invece, è dedicata a Paolo Monelli, ufficiale degli Alpini che combatté sul Lago Rai. Giornalista e fotografo, Monelli ha lasciato preziose testimonianze sulla vita dei soldati. Una vetrina molto importante dedicata al Paolo Monelli l'abbiamo qui, dove sono esposti oggetti di vita quotidiana, appunto, di questo ufficiale. La borraccia, la picozza, gli occhiali e dei manuali, ma una cosa molto importante è la prima bozza del suo libro Le scarpe al sole. In questa bozza ci sono racchiuse appunto tutte le notizie di guerra in alta montagna. Un aneddoto molto particolare e allegro è quella dove il Paolo Monelli racconta e descrive, anche in una sua foto, la storia di questo alpino del battaglione, il più grasso alpino del battaglione, però in frac, che serviva come cameriere alla mensa ufficiali a 2000 metri sul Lago Rai. L'associazione organizza visite guidate alla mostra per le scolaresche, ma non solo. Realizzato il nostro obiettivo principale, costituito dall'inaugurazione della mostra permanente, diventava importante mantenere viva l'attività della nostra associazione. Nasce così un'attività parallela
alla gestione e organizzazione della mostra permanente. Un'attività realizzata in questi anni in collaborazione col sistema culturale della Bassa Valsugana orientale. È un'attività costituita da cicli di conferenze e in particolare da una iniziativa editoriale costituita dai quaderni dell'Associazione Storico-Culturale. La guida degli itinerari della Grande Guerra accompagna nel museo a cielo aperto delle montagne della Valsugana, da Cima Valpiana, dove ci sono i resti di un'infermeria austro-ungarica, fino all'Ortigara, passando per i cimiteri e le postazioni militari.